Poco quasi come un sumaccone, come corri, ma non è chiaro, a un rato, non si dà pace, ma chi manda? Lo tempo passa, ma non è più, non c'è mai su, si vede un dorme. Brucia la luna, gira e brucia come cuore, che si dà acqua e giù, ed io si dà amore. A tua canto, la mia canzone, sono un genuto che si affaccia l'amore. Ci sono delle vicende reali, reali quindi di episodi avvenuti soprattutto tra gli anni 60, 70, 80, se vogliamo per assurdo c'è una coincidenza con la cosiddetta Prima Repubblica, però questa non è una storia politica, questa è una storia di uomini impegnati per il bene altrui, in nome e per conto della mia gente, in particolare il protagonista ha speso la sua vita per due categorie in particolare, agricoltori e artigiani, probabilmente in questo periodo servono degli esempi che valevano ieri, oggi, tomorrow. Quali sono i temi trattati all'interno di questo libro e quali sono i principi cardine su cui si basa il tuo racconto? Beh, in effetti ci sarebbero tre ambiti di narrazione. Uno, inquadrare che cosa succedeva in Italia e anche per alcune vicende importanti internazionali del periodo, che poi si riflettono su quelle che sono le esperienze di vita, di impegno del protagonista, e anche quelle che sono le considerazioni di natura familiare, perché se questi tre elementi, se questi tre aspetti, ambiti, non hanno una loro sinergia, difficilmente ci si può spendere per gli altri. Quindi questi tre ambiti, però ovviamente il grosso è radicato in Irpinia e nell'Alta Irpinia. Ai ragazzi che vivono oggi in Alta Irpinia, qual è il messaggio cui tu vuoi aspirare e ambire? Qual è il messaggio che vuoi mandargli? Ce n'è uno che potremmo dire quasi banale, comunque disatteso, che per fare del bene altrui non è che bisogna professare io oggi mi alzo e faccio politica, io oggi mi alzo e faccio questo, no. Si sceglie una categoria, allora io mi impegno per i calzolai, io mi impegno per i metalmeccanici, io mi impegno per questo, però poi ci si impegna appunto nel sociale o anche volontariato, quello che sia, e da lì poi può scaturire altro, possibilmente subordinando la parte egoistica alla parte altruista. Ci sono stati e ci sono tuttora persone che ricordano bene e interpretano bene il termine crianza, che potremmo tradurre con riconoscenza. Quindi io ti faccio un piccolo favore, ma quel favore positivo, non quello di clientelare, ecco, l'opposto, tutto l'opposto, e quella piccola cosa deve essere ricambiata. Questo buon senso probabilmente va sottolineato forte, forte, forte. A chi si riferisce? Qual è il target? Se c'è un target di riferimento? Everybody, senza se e senza ma. Quindi dal ragazzino, oddio, il testo è un po' impegnativo perché potrebbe apparire pesante, però purtroppo è così, perché se si vuole fare del bene a se stessi e agli altri, bisogna incollare il sedere sulla sedia, prepararsi, quindi senza inventarsi, senza quell'eloquenza che ma fatti, però i fatti hanno bisogno di prepararsi, e quindi questo è un messaggio sicuramente da rimarcare. Poca improvvisazione e un pizzico di serietà. Ti accarezzano, non sei da fronte, allora.